Eccoci qua, seconda parte del mio video dedicato alla ricostruzione dei delitti del mostro di Firenze. Se avete perso la prima parte, la ritrovate qui sopra, comparirà uno specchietto, e in questa parte, piuttosto lunga, mi sono dedicata alle 16 vittime e ai delitti del mostro di Firenze, ma anche a molto altro, i primi indiziati, le piste, i tranelli e alla fine ho anche stilato un identikit del mostro così come era stato reso da Francesco De Fazio, noto criminologo. Come vedremo in quest'altro video, la pista raggiunta fino ad allora poi si dipana in una maniera del tutto imprevedibile. Oggi infatti ci concentriamo sull'altro grande spartiacque che riguarda la nostra storia, l'ingresso in punta di piedi di un contadino di Mercatale basso e tarchiato. Il suo nome è Pietro Pacciani. Tutti voi di Pietro Pacciani, ne sono sicura, ne avete sentito parlare, è un nome che io sento fin da bambina. E come vi ho raccontato in battuta d'arresto nel mio precedente video, è proprio una lettera anonima, una delle tante spedite in questa vicenda, a porre i riflettori la prima volta su Pietro Pacciani. Riascoltiamola. Mercatale, 11 settembre 1985. Alla caserma dei carabinieri di San Casciano e per conoscenza alla questura di Firenze. Vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino Pacciani Pietro, nato a Vicchio e residente nel nostro paese, in Piazza del Popolo a Mercatale. Questo individuo, a detta di molta gente, è stato in carcere per 15 anni per aver ammazzato la propria fidanzata. Conosce mille mestieri, un uomo scaltro, furbo, un contadino con le scarpe grosse e il cervello fino. Tiene sotto sequestro tutta la famiglia, la moglie grulla, le figliole non le fa mai uscire di casa, non hanno amicizie. Vogliate intervenire ed interrogare l'individuo e le figlie? È un tiratore scelto. Come avete potuto vedere anche voi, se avete ascoltato la ricostruzione dell'identikit fatto oltre 200 pagine da Francesco De Fazio, il profilo di Pietro Pacciani si discosta di molto da quello che era stato appunto ipotizzato. Ma c'è molto di più. Non è solo questa lettera anonima a porre riflettori su di lui, ma un fatto che avviene il 6 giugno del 1990. Infatti, dopo l'ultimo delitto del mostro di Firenze avvenuto nel 1985, il mostro è inattivo. Ci si inizia a domandare, forse è morto? O forse magari è in carcere? Utilizzando l'innovativo PC a disposizione della SAM, si fa una cernita di tutti i nomi di coloro che a vario titolo erano entrati nell'orbita del mostro di Firenze, confrontandoli con tutte le persone comprese tra i 30 e i 60 anni arrestati dopo l'8 settembre del 1985, quindi dopo l'ultimo delitto del mostro. L'unico nome presente in entrambe le liste è il suo, Pietro Pacciani. Pietro Pacciani nel 1990 ha 63 anni e vive a Mercatale, un paesino 28 km a sud di Firenze. Ha fatto tanti mestieri, calzolaio, manovale, per lo più il giardiniere e il contadino. Lo chiamano il Vampa, per via del suo carattere collerico, irascibile e violento, ma anche perché alle fiere di paese ama improvvisarsi mangiafuoco. Pensate che una volta per impressionare una ragazza beve una fialetta di cherosene e si diede fuoco a metà volto. Il Vampa, mai nome fu più azzeccato. Ma poi Pietro Pacciani salta all'occhio anche per dei suoi precedenti penali sepolti nel suo passato, molto molto brutti aggiungo. Risalgono al 1951, quando Pacciani aveva 26 anni e viveva a Vicchio, nel Mugello. Pacciani sorprese la sua fidanzata di allora, tale Miranda Bugli, di 15 anni, a amoreggiare con Severino Bonini, un cenciaiolo, uno straccivendolo. Severino Bonini era un uomo fatto, aveva 41 anni e si era appartato insieme a Miranda. Le aveva fatto una proposta. 2000 lire per comprarsi un bel vestito. In cambio Miranda doveva offrirsi a lui. Miranda accetta, si sbottona la camicetta, si sdraia a terra e tira fuori il seno sinistro.
A quella vista il giovane Pietro Pacciani avvampa del tutto e collerico e furibondo con gli occhi di fuori, esce fuori dal nascondiglio da dove li stava spiando e si avventa sui due. Miranda Bugli, vedendo arrivare il suo fidanzato in quello stato, si tira su in piedi frettolosamente e dice: Pietro, mi ha costretta a fare ciò. E a quel punto Pietro Pacciani, stando a quanto racconta, si scaglia sull'uomo per dargli una scazzottata, che ci può anche stare. Vuole difendere l'onore della sua donna e a quel punto il Bonini si difende e le cose per Pietro Pacciani si mettono male. Pietro Pacciani rischia la vita e quindi tira fuori il suo coltellino, un coltello che tutti i pastori e i contadini nei mestieri portano con loro, e colpisce Severino Bonini, uccidendolo. La ricostruzione dei fatti in realtà non è proprio così. La ricostruzione fatta dagli inquirenti e la versione che poi Miranda darà non è proprio questa, non è quella che racconta Pietro Pacciani. Pacciani non si difese affatto, stando a questa ricostruzione, ma massacrò il rivale con un'arma da taglio e con un corpo contundente. 19 ferite da punta e taglio, e in più appunto ferite da corpo contundente, presumibilmente una pietra. Promise poi a una Miranda molto spaventata di non farle del male, a patto che la stessa non raccontasse a nessuno dell'accaduto e soprattutto che lo sposasse. Ma c'è di più. Pietro Pacciani è molto eccitato dopo quella mattanza, il sangue gli è andato proprio alla testa. Quindi costringe la sua giovane fidanzata di 15 anni a stendersi vicino al corpo esanime dell'uomo che ha appena ucciso, e ad avere un rapporto con lui, lì sull'erba. Pacciani la notte stessa torna sul luogo del delitto, si impossessa del portafoglio della vittima, trasporta il corpo e nell'ultimo tratto lega una corda attorno al collo dell'uomo per trascinarlo meglio. Una storia talmente torbida e feroce che per tutta la Toscana la raccontano i cantastorie. Pietro Pacciani viene condannato a 13 anni che sconta. Uscito di prigione va a vivere a Mercatale e sposa una donna, Angiolina, dalla quale ha due figlie, Graziella e Rossana. Ma su di lui continuano a circolare voci terribili. Dicono che sia un tipo losco, violento e perverso e che maltratti la famiglia. Lui alterna momenti in cui piange ad altri in cui si difende e dice che sua moglie Angiolina è seminferma di mente, che lui l'ha sempre accudita, addirittura le porta il caffè a letto. Anche qui però, cari miei, i conti non tornano. Le figlie in aula raccontano uno scenario ben diverso e quando lo raccontano hanno ormai 20 anni. Pietro Pacciani è stato un padre e un marito violento che non disdegnava bastonate al cane di famiglia e alle sue stesse figlie. Anche il cibo doveva essere condiviso. Le due bambine, poi divenute giovani donne, dovevano consumare gli stessi pasti del cane. Le botte arrivavano per futili motivi, ma soprattutto quando Graziella e Rossana, le figlie del Pacciani, non volevano andare a letto con lui la sera. Pietro Pacciani, stando a quanto dichiarato dalle figlie in aula, faceva violenza su di loro da quando avevano 9 anni, da quando erano delle bambine. Utilizzava su di loro, e mi scuso già per quanto sto per dire, degli ortaggi come zucchine, cetrioli, ma anche dei falli in gomma, dei giocattoli erotici. Li utilizzava su di loro, ma costringeva anche le figlie ad utilizzarli su di lui. È agli atti che una volta fu portato in ospedale con un fallo in gomma incastrato nel retto. Il Pacciani disse che era un idromassaggiatore che serviva per curare il suo cronico problema di emorroidi. Fatto sta che il medico di Pacciani interrogato disse che non era a conoscenza del fatto che esistessero vibratori per curare le emorroidi. Per questi terribili fatti, nel 1987 Pietro Pacciani viene condannato a 4 anni e 3 mesi ed è ancora in galera quando nell'ottobre del 1991 gli arriva un avviso di garanzia. È indagato per tutti gli omicidi del mostro, tranne il primo, quello del 1968. Dunque, Pietro Pacciani, per la Procura di Firenze, è probabilmente il mostro. Ci sono vari indizi a suo carico, i tempi di intervallo tra un delitto e l'altro che corrispondono abbastanza fedelmente ai tempi in cui lui si trova in galera a scontare le varie detenzioni. Per farvela breve, in sostanza, nei periodi in cui lui è in carcere,
il mostro non colpisce, quando è fuori il mostro colpisce. Le testimonianze, non soltanto quelle della famiglia ma quelle del paese, lo descrivono come un uomo violento che fa tanta paura. Un uomo abituato al duro lavoro, un contadino che sa fare lavori pesanti, che soprattutto conosce a menadito quelle terre, le terre della Toscana, e che ha grande maestria nell'uso delle armi da taglio in particolare. Alcuni suoi amanti dicono che ha una vera ossessione per il seno sinistro e scrive la parola Repubblica con una sola B, Repubblica, come nella lettera inviata a Silvia Della Monica con dentro un pezzo di seno dell'ultima vittima francese, Nadine. È pieno di giornali e riviste che appartengono al mostro di Firenze, con foto in cui ha contrassegnato i pubi con una matita. Ha una foto di una coppia che si appartava agli scopeti, dove sono stati uccisi i due francesi. E poi potremmo parlare della sua ipersessualità aggressiva per ore. Pacciani fa la cosa più aberrante di tutte, ovvero abusa delle sue figlie, ma è violento anche con tutte le altre sue amanti, che sono diverse. Mi ha colpito in particolare il caso di una di esse, che si chiama Antonietta Sperduto, una storica amante di Pietro Pacciani. Pietro si reca a casa della donna quando ha voglia di stare con lei, prende il marito e lo getta fuori di casa. Abusa della moglie dell'uomo in casa sua e allunga gli occhi anche sulle sue figlie. L'uomo in questione si chiama Renato Malatesta e Pietro Pacciani lo minaccia più volte di volerlo veder pendere da una corda. E come vedremo più avanti, perché su Renato ci torneremo, è una promessa che probabilmente manterrà. Per completare questo delizioso quadretto su Pietro Pacciani, è inoltre un guardone e un cacciatore di frodo. Dopo aver scontato gli anni di detenzione per le violenze sulle figlie, Pietro Pacciani esce di prigione, ma è strettamente sorvegliato e intercettato. Quindi fin qui ci siamo arrivati tutti, seguitemi. Pietro Pacciani è entrato in carcere come un contadino perverso che abusa delle sue figlie e ne esce come il papabilissimo mostro di Firenze. Tutti gli occhi sono puntati su di lui. È un vecchio ormai schivo e malandato che si rinchiude nella sua casa a leccarsi le ferite come un cane nella cuccia. E si difende però, dice che hanno preso un agnello al posto di un lupo. Ma le intercettazioni strane su di lui anche ora e soprattutto ora ci sono. Ad esempio sua moglie Angiolina viene convocata in magistratura per essere ascoltata e Pietro Pacciani fa di tutto per non farla andare. Le registrazioni lo riprendono. Dice a sua moglie di darsi malata, di dire che ha mal di denti. Angiolina promette, Pietro Pacciani esce per andare a fare i suoi lavori, i suoi mestieri, ma poi all'improvviso il magistrato telefona ad Angiolina. Angiolina non riesce a dire di no, quindi esce e si reca in magistratura per essere interrogata. Quando Pietro Pacciani la sera rientra, è semplicemente furioso. Pacciani la ingiuria, le dà del serpente velenoso e della diavola più volte e altre parole che non posso ripetere. Angiolina è terrorizzata e quindi scappa. La registrazione continua a riprendere un Pacciani molto nervoso che traffica in casa. Sbatte gli sportelli, apre i cassetti e li richiude. E poi a un certo punto esclama: «E ora? Dove la metto?» Ma cosa? Gli inquirenti che lo ascoltano non hanno dubbi. Sta parlando dell'arma del mostro. A Pacciani non vengono certamente lesinate le perquisizioni, gliene fanno davvero molte. La prima nel 1990, ma non trovano nulla di particolare, a parte le riproduzioni di due quadri. La Primavera del Botticelli, l'altro un quadro molto strano, con figure astratte, caratterizzate da violenza. Pacciani dice di averlo fatto lui, si chiama Sogno di Fantascienza. Su quel quadro viene fatta una perizia psichiatrica, ma è assolutamente un buco nell'acqua, e questo ve lo devo dire. Ci si concentra moltissimo su questo quadro, cioè si pensa che nasconda nelle sue forme violenza, depravazione, omicidi, devianza di tipo sessuale.
In realtà, appunto, è un buco nell'acqua, poiché quel quadro non l'ha fatto lui, l'ha fatto un pittore cileno che a un certo punto lo rivendica. Quindi diciamo che gli inquirenti fanno un po' una brutta figura qui, poiché avevano dato per vero il fatto che lo avesse realizzato Pacciani. Pacciani in realtà ci ha messo un po' di colore sopra e poi l'ha firmato. Però durante altre perquisizioni si è più fortunati. Nella primavera del 1992 avviene una maxi perquisizione a casa del Pacciani, dove è presente la scientifica, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia. Chi più ne ha, più ne metta. 12 giorni di controlli e di ricerca. Una delle più grandi perquisizioni mai fatte nella storia della cronaca italiana. Pacciani sembra tranquillo. Li osserva rovistare in casa sua e nel suo giardino dal fondo dell'orto, con il vasco ben piantato in testa. Sua moglie Angiolina, invece, sembra molto meno tranquilla. Il primo giorno morde un poliziotto. Vi segnalo che per tutta la durata della perquisizione è presente lì sul posto anche un cardiologo, poiché Pietro Pacciani soffre di cuore e quindi temono che a veder ribaltare completamente la casa, perché verrà ribaltata come un calzino la casa e anche l'esterno della casa, lui possa sentirsi male. Spostano mobili, controllano vestiario, tolgono qualsiasi cosa dalle stanze per accedere alle travi, solai, canne fumarie e sottotetto. Utilizzano metal detector, passano i raggi X le strutture murarie interne ed esterne, cercano qualsiasi tipo di anomalia. Anche l'orto viene passato al setaccio, rimuovendo recinzioni, traveti di cemento, sostegni per le piante. Il terreno viene passato con il metal detector sperando di trovarci sotto qualcosa. Ma nulla. Stanno perdendo le speranze quando alla fine arriva il colpo di scena, proprio sul gong. Fu proprio il dottor Ruggero Perugini, ve lo ricordate, quello che aveva studiato e lavorato con l'FBI, a trovare qualcosa nel fondo dell'orto dove stanno cercando. Si abbassa per non picchiare la testa contro una tettoia e rimane lì fermo, piegato, immobile, paralizzato. Ascolta qualcosa luccicare nel terreno alla luce del tardo pomeriggio. È qualcosa sotto uno di quei paletti che si usano nell'orto per piantare le piante. Pacciani viene chiamato e dice: ma sarà una coccinella? Ma no, non è una coccinella. Ciò che affiora dal terreno è un grumo di terra che incapsula un proiettile calibro 22. Colpaccione di scena, è il caso di dire. Il proiettile viene ripulito per esaminare il fondello. Immaginiamo la trepidazione. Meno male che c'era il cardiologo. È un Winchester Long Rifle con la lettera H impressa sul fondello. Non uguale, ma compatibile con quello del mostro. A giugno del 1992, in una nuova perquisizione, trovano un portasapone e un block notice di marca tedesca. Vanno fino in Germania per verificare e scoprono che in particolare quel block notice non è mai stato importato in Italia. Quindi è impossibile che qualcuno lo abbia acquistato in Italia. Il Pacciani o qualcuno della sua famiglia lo deve aver comprato in Germania. Quindi gli inquirenti credono fermamente che quel block notice è stato ritrovato, ditemelo voi dove, ovviamente nel camper Volkswagen dei due tedeschi, le due povere vittime. Ma su questo punto non viene ritrovato alcun riscontro. Poi arriva una nuova lettera anonima dove qualcuno inveisce in toscano stretto contro Pacciani. Dentro vi è anche l'asta guida molla di una beretta calibro 22. L'asta è avvolta in due strisce di stoffa verde con fiori e si scoprirà che quel tessuto appartiene ad una vecchia federa ritrovata a casa Pacciani. Tantissime prove, indizi, testimonianze, accuse e lettere anonime. Il processo a Pietro Pacciani si profila come un processo tutt'altro che semplice. Corte d'assise di Firenze, aula bunker, 19 aprile del 1994. 45 udienze, 7 mesi. Un processo semplicemente pazzesco, con momenti, passatemi il termine, di involontaria comicità, molte bizzarrie, per poi arrivare a dei momenti di estrema durezza, ferocia, quasi da nausea.
Il pubblico è da stadio, diviso tra innocentisti e colpevolisti. È il processo al mostro di Firenze. Lontano io e lo ha cercati! Avete avviso o no? Sorge da me! L'accidenta che va creato! Io sono un lavoratore della terra agricola! Lontano io e lo ha cercati! Io ho voluto bene a tutti nel mondo e ho considerato tutti i fratelli come Dio manda nel Santo Vangelo, perché il mondo si è fatto noi. Dice: amatevi tutti come fratelli, perché siamo tutti fratelli nati da due progenitori, Adamo ed Eva. È tutto di lì che viene la generazione. Lasci stare tutte queste... Sì, no, io ha capito? No, ho detto perché... No, ma il mondo davvero... Se ci poi chi vuole se le va a sentire in chiesa. Io ho scritto le poesie... Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene. Noi condividiamo. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla Corte d'Assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Vogliamo mostrare al test e cominciare con le foto per vedere se ci possono aiutare. Si vede la vite, se si può ingrandire ancora. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle foto. Non dico le bugie, Dio mi ascolta, è la sincera verità. Se dicesse una bugia, Dio mi bruci l'anima nell'inferno. Il 1 novembre del 1994 la Corte d'Assise di Firenze condanna Pietro Pacciani a 14 ergastoli, uno per ogni vittima, escluse le prime due, quelle del 1968. Ma già qui si aggiunge un dettaglio davvero inquietante. Per la magistratura, Pietro Pacciani, in almeno uno dei delitti, e mi riferisco all'ultimo, quello degli scopeti, non era da solo. E da questi fatti io sono innocente come Dio sulla croce. Credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità. Abbia pazienza, signor Presidente, ho il cuore infranto, non so nemmeno andare. Bene, ora si sieda. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo, relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara. E lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo condanna inoltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua ai giudici giustizia e dell'interdizione legale. Pietro Pacciani, condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici omicidi del mostro, dovrà risarcire i parenti delle vittime. Un colpo fortissimo naturalmente per Pietro Pacciani, che fino a poco fa si diceva speranzoso. Inflitto il carcere a vita a Pietro Pacciani, riconosciuto colpevole di 7 degli 8 duplici omicidi. Nessun dubbio, tra gli 8 giurati per la sentenza, Pietro Pacciani è colpevole 7 degli 8 duplici omicidi che negli anni 80 hanno insanguinato le campagne intorno a Firenze. Secondo la Corte di Assise sono stati commessi proprio da lui. Per questo ha ricevuto 14 ergastoli. L'udienza è tolta.
portando in carcere, per lui adesso è aperto il carcere a vita, per lui è l'ergastolo. Il 29 gennaio del 1996 si apre il processo d'appello. Un impianto difensivo di molto rafforzato e da subito in aula tira un'aria diversa. La sentenza sarà probabilmente ribaltata. E così avviene perché è tutto così poco certo. Un processo labile dove sembrava già scritto che Pietro Pacciani dovesse essere il colpevole. Indiziati deboli, testimonianze deboli, riferimenti molto vaghi. A questo punto, il 13 febbraio del 1996, è lo stesso pubblico ministero Toni a richiedere l'assoluzione di Pietro Pacciani. Il suo è un atto coraggioso e molto difficile per un uomo nella sua posizione, perché in sostanza condanna tutto l'operato investigativo fatto fino ad allora. Pietro è quindi libero e si va a rifugiare in una casa a Firenze, assistito da una suora delle figlie della carità, suor Elisabetta, che gli fa da assistente spirituale. L'Italia è ancora sempre di più divisa fra innocentisti e colpevolisti. Chi è il mostro di Firenze? E quando sembra tutto ferme impantanato, in questa storia è tutto così, vi è un nuovo colpo di scena. A un passo dalla sentenza, infatti, l'accusa aveva tirato fuori un asso nella manica. 4 super testimoni, indicati con le lettere dell'alfabeto greco. Alfa, beta, gamma e delta. Era stata proprio la controoffensiva finale, l'ultima scoccata dell'accusa per evitare che il processo finisse con l'assoluzione. Questi 4 super testimoni oculari dicono di aver visto Pietro Pacciani uccidere 2 ragazzi francesi nella tenda insieme ad un altro uomo. E fanno il nome e cognome di quest'uomo, Mario Vanni. Il presidente Ferri a questo punto chiede di conoscere i nomi di questi 4 super testimoni, ma l'accusa risponde che quei 4 super testimoni si chiamano Alfa, Beta, Gamma e Delta. In sostanza vogliono mantenere l'anonimato dei 4. Il presidente Ferri a quel punto, per un cavillo, si scoccia e dice che non può accettare quei 4 super testimoni alla fine del processo e soprattutto in forma anonima. Quindi il processo si conclude con l'assoluzione di Pietro Pacciani. Pacciani viene quindi assolto, però l'inchiesta sul mostro riparte da qui, da Alfa, Beta, Gamma, Delta e dal giro di amicizie di Pietro Pacciani, tra cui spicca Mario Vanni. Entra in scena a dirigere le indagini il nuovo capo della mobile di Firenze, Michele Giuttari, un uomo che fino ad ora non è entrato nelle vicende del mostro di Firenze ed è un uomo molto stimato per il suo lavoro. Lui infatti può scrutare la vicenda con un occhio imparziale, diverso e soprattutto fresco. Giuttari è siciliano e lavora da alcuni anni a Firenze presso la direzione investigativa antimafia e sugli attentati mafiosi che coinvolgono Firenze, Milano e Roma. C'è bisogno di un uomo così, un estraneo alle vicende del mostro, senza preconcetti, una pagina bianca. E Michele Giuttari fa una cosa che fino ad allora nessuno ha fatto, ovvero prende tutte le carte, e immaginate quante siano le carte sul mostro di Firenze, molte delle quali non sono neanche mai state praticamente guardate, testimonianze non sono mai state ascoltate. Spiegano una cosa importante, nelle mie ricerche l'ho ritrovata, che a volte il pubblico ministero ha nelle sue cartelle dei fogli, dei documenti, delle testimonianze che non vengono neanche poi portate, quindi si accumula tantissimo materiale che poi non viene magari tutto guardato. E Michele Giuttari fa questo, cioè lui si guarda tutto, ma guarda quelle carte con un punto di vista differente. Non le guarda cercando un singolo come si è fatto fino ad allora, le guarda cercando un gruppo. Ed effettivamente saltano fuori dei fatti molto interessanti e soprattutto delle testimonianze molto interessanti. 2 coniugi di Fiesole avevano rilasciato un'interessante testimonianza passata inosservata. Avevano visto la notte dell'omicidio di Piero Ontini e Claudio allontanarsi 2 macchine dal luogo del delitto, una scura, probabilmente rossa, e una chiara. In una vi era un uomo che corrispondeva a Pietro Pacciani. Un signore americano aveva dichiarato di aver scorto una macchina chiara tentare di nascondersi nella stradina che porta a Piazzale degli Scopeti, la notte in cui uccisero la coppia francese. E poi 2 coniugi avevano visto un'auto rossa con dentro 2 uomini, uno tarchiato e basso e l'altro alto. Guardavano verso il bosco dove era piantata la tenda dei 2 ragazzi francesi.
A questo punto Mario Vanni viene incarcerato con l'accusa di omicidio, ma si allarga il cerchio anche agli altri amici di Pacciani e salta fuori un altro uomo, un tale che si chiama Giancarlo Lotti. È questa la nuova pista. Pacciani, Vanni e Lotti. Su di loro viene imbastito un secondo processo che però riguarda in particolare Mario Vanni e Giancarlo Lotti. Sono loro che siederanno sul banco degli imputati. I, tristemente, famosissimi compagni di merende. I compagni di merende, espressione diventata notissima grazie ad uno dei personaggi chiave di questa storia, Mario Vanni. È lui che regala questo termine in pasto ai media, che lo utilizzano subito per creare maggiore enfasi in quel gruppetto losco. Quando viene interrogato in corte d'assise, Mario Vanni tenta subito di allontanare i sospetti da sé e quindi minimizza i rapporti con il Vampa, ovvero con Pacciani, e dice: io il Pacciani non lo conosco, al massimo ci sono stato a fa delle merende con il Pacciani. Questo per lui è un mantra, lo ripete talmente tante volte che il giudice a un certo punto gli dice: guarda, se non se la smette, l'accuso di falsa testimonianza. Vanni e Lotti sono due personaggi che destano nel pubblico che li osserva un mix tra derisione e ribrezzo. Mario Vanni è soprannominato il Torsolo per via del suo fisico esile, ma anche delle scarse qualità generali della sua persona. È un anziano portalettere, un postino in pensione, con la fama di uomo violento e depravato. Nel 1964 era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, che costringeva a dormire su un piccolo divano e che percosse brutalmente al nono mese di gravidanza. Perse il bambino. In paese, il Torsolo, ovvero Mario Vanni, lo deridono tutti per via di una sua abitudine decisamente bizzarra e singolare. Mario Vanni va sempre in giro con un vibratore o con più di uno nella tasca dei pantaloni. Chi non va in giro con un vibratore nella tasca dei pantaloni? Lui sì. Li porta con sé perché li utilizza con le cortigiane della zona. Vi avviso che chiamerò le donne del mestiere cortigiane per evitare problemi con YouTube. Comunque mi va bene questo termine, quindi l'ho ritrovato in un libro e lo voglio utilizzare, quindi con le cortigiane della zona. E non tutte le cortigiane della zona amano queste particolari attenzioni di Vanni, cioè il fatto che lui più che altro non vuole fare, lui le vuole osservare e porta con sé questi giocattolini nelle tasche. A prima vista sembra buffo, colorito e strambo, ma in realtà è un uomo brutale e prepotente. Tutti sanno bene che si accompagna il Vampa nelle loro scampagnate nei boschi per spiare le coppiette che fanno l'amore in macchina. E poi abbiamo Giancarlo Lotti, detto Katanga. Nome che veniva dato agli studenti del servizio d'ordine del movimento studentesco tratto da vicende che hanno insanguinato il Congo. Lotti è un katanga perché ha un fisico davvero possente ma ha uno scarso intelletto. Vive di lavoretti saltuari e dorme in posti di fortuna, ad esempio dorme principalmente in una parrocchia e utilizza il telefono di un bar per le sue comunicazioni. Questo è il katanga. Il Vampa, il Torsolo e il katanga sono visti in buona sostanza come grulli del paese, diciamocelo, come dei reietti, degli emarginati, ma non meno pericolosi. E Michele Giuttari decide di partire da questo mazzo colorito pescando proprio il Katanga, poiché lo ritiene il personaggio più debole, l'anello debole, e quindi più facilmente strumentabile dai suoi compagni e allo stesso tempo anche da lui, nel senso, per poterlo interrogare e cogliere delle informazioni utili. Convocato, Lotti, Katanga, non riesce a mantenere il contatto visivo ed è molto nervoso, ma piano piano la sua lingua si scioglie e inizia ad ammettere alcune cose. Ammette ad esempio di conoscere bene Mario Vanni. I due hanno un buon rapporto e sono soliti frequentare insieme anche delle cortigiane. Pacciani gli è stato presentato dal Vanni verso la fine degli anni 70. E qui iniziano le loro merende, nelle trattorie e negli alimentari di San Casciano. Lotti però vuole precisare questa cosa, lui è amico di Mario Vanni. Il Vampa, ovvero Pacciani, lo frequenta solo quando capita. Ultimamente però anche il Vanni è stanco di Pacciani, soprattutto ne è impaurito, poiché Pacciani, mentre era in carcere per via delle figlie, gli aveva mandato una lettera con dei toni molto minacciosi e da allora cercava di
frequentarlo e di vederlo il meno possibile. A pesare inequivocabilmente su di loro vi è la testimonianza di un altro loro amico, testimone oculare presente all'ultimo duplice delitto. Fornì dettagli ed elementi precisi e particolari che non erano ancora emersi e che solo chi era presente sul posto avrebbe potuto conoscere. È giunto il momento di presentarvi il testimone Alfa. Il suo nome è Fernando Pucci. Fernando Pucci ha 64 anni ed è un invalido al 100% a causa di un'oligofrenia e abita con il fratello e la cognata vicino a San Casciano. Fernando Pucci conosce bene Giancarlo Lotti, che da questo momento in poi diventerà il testimone beta, è lui, e insieme vanno spesso a Cortigiane, soprattutto a un rito, la domenica pomeriggio. Qualche volta, in alcune occasioni, si unisce a loro anche Vanni, ma non tutte le cortigiane apprezzano i suoi gusti particolari. Mi riferisco a quello che tiene in tasca. Interrogatorio dopo l'altro, Giuttari riesce ad ottenere una confessione sul delitto degli Scopeti. Pucci e Lotti, la sera dell'8 settembre del 1985, stavano rientrando dal loro solito giro quando si erano fermati nella piazzola degli Scopeti per un bisogno fisiologico. Avevano visto due uomini, uno con la pistola e uno con il coltello, Vanni e Pacciani. Secondo la testimonianza di Pucci e di Lotti, testimoni alfa e beta, Vanni era quello con il coltello e aveva tagliato la tenda. A un certo punto, da questa tenda piantata nel terreno, era uscito un ragazzo seminudo, molto spaventato, che aveva iniziato a correre verso il bosco. Il Pacciani, che aveva la pistola, aveva sparato alla schiena del ragazzo e poi lo aveva finito con il coltello. A vedere Alfa e Beta seguitemi sul luogo del delitto, quindi a vedere Pucci e Lotti, erano stati gli altri due super testimoni, ovvero Gamma e Delta. Gamma è una cortigiana che entra spesso nella nostra storia e si chiama Gabriella Ghiribelli, mentre invece il testimone Delta è Norberto Galli, uno dei protettori delle tante cortigiane che giravano attorno a questo gruppo di compagni di merende. A questo punto si comprende che Giancarlo Lotti, il testimone beta, in realtà non è solo un testimone. Come abbiamo visto, lui è un compagno di merende del Pacciani del Vanni e si accompagna spesso a loro. Li conosce molto bene e la sua macchina, che è una macchina rossa, è stata avvistata ed è stata riportata in più di una testimonianza sui luoghi dei delitti. Interrogato, Lotti cade più volte in contraddizione e alla fine confessa. No, lui non è solo il testimone beta. Lui ha partecipato insieme al Vanni e al Pacciani ai delitti. Era lì, al piazzale degli Scopeti, per fare da palo a Pacciani e Vanni. Però si era portato dietro anche il Pucci, che non sapeva assolutamente nulla di ciò che sarebbe accaduto. E afferma di essere stato presente anche a Vicchio, all'omicidio di Claudio e Pia, e di aver visto Pacciani sparare nella panda ai due ragazzi, mentre il Vanni aveva tirato fuori Pia dalla macchina e, dopo averla trascinata sul campo, l'aveva mutilata. Lotti aggiunge anche un dettaglio molto importante, qualcosa di davvero particolare, che mentre il Vanni tirava fuori Pia dalla macchina, Pia era in agonia, ma stava ancora urlando, mentre la trascinava nel campo di erba medica. Questo è un dettaglio che era stato riportato fedelmente anche dalla perizia e dall'autopsia. Ma chi sono davvero allora i compagni di merende? Una compagnia di reietti, possiamo definirli così, che si muovono ai margini della comunità. Vampa, Torsole e Catanga. I soprannomi non sono mai dettati dal caso. Il Vampa, iroso fino all'autocombustione. Il Vanni, il Torsolo, come il resto del frutto inutile e insignificante che si getta via. E il Catanga, possente, ma dotato di poco cervello e facilmente strumentabile. Dalle indagini e intercettazioni su di loro emerge un mondo fatto di perversioni, violenze e abusi. Tutto ruota attorno a Pacciani, il più forte, il perno. Un mondo di cortigiane e protettori pervertiti con ambientazioni grottesche, casolari sperduti in disuso nelle campagne fiorentine. Il loro è un mondo inquietante che non si riesce ad afferrare. La cortigiana Gabriella Ghiribelli, testimone Gamma che andava con Giancarlo Lotti, parla addirittura di incontri a casa di un santone, parla di riti, parla di orge e di messe nere. Firenze ha questa etichetta, appiccicata lì fin dall'Ottocento, una città luminosa, gioiosa, la città del Rinascimento. Sì, lo è anche, ma è soprattutto una città medievale, una città di pietre e spigoli, con molti coni d'ombra, una città cattiva,
così la definisce il giornalista Mario Spiezzi, dove sono stati commessi tra i delitti peggiori della storia italiana. Una corrente sotterranea scorre sotto la città, una vena di sadismo e violenza malcelata che quando emerge prende delle forme esplosive. Una città che va vista d'inverno, grigia, con l'Arno che con le sue acque gialle trascina giù di tutto, alberi, carogne di animali, piccole strade che si avvicendano l'un l'altra, buie e strette. Il 20 maggio del 1997 nella Corte d'Assise di Firenze inizia il processo ai compagni di merende. Mario Vanni, il Torsolo, è accusato degli ultimi 5 omicidi. Giancarlo Lotti, Catanga, degli ultimi 4. Manca Pietro Pacciani, il suo vecchio processo viene annullato e quindi la sua assoluzione. Anche lui è nuovamente accusato, dovrà affrontare un nuovo processo da solo e sedere nuovamente sul banco degli imputati. Si sprecano battute grottesche in questo dibattimento, alternate a momenti di ilarità e poi a picchi di nuovo di nausea e di disgusto. Giancarlo Lotti rende nuovamente la sua testimonianza e Fernando Pucci la conferma. Vanni nega e sbotta in più di un'occasione. Sono anziano, sono infermo, mia moglie è malata, è epilettica, sicché chiedo gentilmente di poter tornare a casa. Sempre più agitato, la sua frustrazione raggiunge il parossismo quando finisce con l'augurare al PM Canessa un brutto malaccio e poi sbotta prima di essere trascinato fuori dall'aula in una nostalgica invettiva ricordando e osannando il Duce. Secondo me. L'ultima parola, vivi il Duce, il lavoro e la libertà, ritorneremo prima o dopo. Portalo fuori, via, via. Bene, grazie Presidente. No, Vanni, fuori. Nel frattempo la figura di Pacciani attira molti sostenitori e anche lui ha le sue ammiratrici. Studentesse di giurisprudenza gli scrivono lettere comunicandogli il loro affetto e negando l'esistenza degli abusi sulle figlie. Poi vi sono delle maestre che elogiano il suo amore per gli animali e la natura e dei bambini che lo vedono come un nonno e si dispiacciono di vederlo piangere in televisione. Io se si sa qualche cosa che era il mio dovere aiutare la giustizia, perché io non so con quelli che fanno il male, sono con quelli avrei piacere il mondo ci fosse tutta la fratellanza di non fare di male a nessuno. Non ho vergogna ora andare che nel paese tutta la gente mi guarda così, chi mi conosce no, ma quelli che non conoscano dice, ma sarà vero, c'è più carogna anche delle donne specialmente, dice, ma senti che dice il giornale, sentiva, mi guarda con la diffidenza e io dico, ma che devo fare? Il 24 marzo del 1998 la Corte d'Assise condanna Mario Vanni all'ergastolo e Giancarlo Lotti a 30 anni. E Pacciani? Colpo di scena. Pacciani è giunto al suo ultimo atto. Il 2 febbraio del 1999 è una domenica e un vicino di casa di Pacciani nota che qualcosa non va. Pacciani si chiude sempre in casa, sbarra tutte le porte perché ha paura e lo dice a tutti. Ho paura che mi ammazzano. Quella domenica mattina il cancello di casa Pacciani è chiuso, ma le due porte che si intravedono oltre il giardino sono aperte. Il vicino di Pietro Pacciani lo chiama e non ottenendo risposta segnala la cosa ai carabinieri. Quando i carabinieri rompono in casa Pacciani trovano il contadino nella sala steso a faccia in giù con i pantaloni abbassati sotto le ginocchia e la maglietta sollevata sopra il petto, le scarpe allacciate e sporche di fango secco. È morto Pietro Pacciani, arresto cardiaco, o così sembra. Muore solo, le figlie lontane, Angiolina si è ritirata in una casa di riposo. La morte di Pacciani è sicuramente un colpo di scena, molto sospetta, a un passo dal suo processo di appello, il nuovo processo che doveva subire. E c'è da dire anche un'altra cosa, dall'autopsia emerge un fatto rilevante, ovvero Pietro Pacciani ha assunto un farmaco che non doveva assolutamente prendere, non lui e non nelle sue condizioni. Soffriva di diabete, arteriosclerosi e pressione alta. Ovviamente uno può morire nelle sue condizioni di morte naturale,
ma in quel dato momento la sua morte desta qualche sospetto. Nel 2001 il suo corpo viene esumato e se ne dispone un esame tossicologico. Vengono rilevate tracce di un farmaco antiasmatico, uno spray che si chiama Eulus. Nel frigorifero di Pacciani vi sono due flaconi e lui lo avrebbe assunto poco prima di morire. Ma l'Eulus, per un soggetto come Pietro Pacciani, è fortemente controindicato e nessun medico glielo avrebbe prescritto, nessuno che non sia un angelo della morte. Nessuno dei medici che seguivano Pacciani o che lo conoscevano glielo avevano certamente prescritto. E allora? Chi è stato a procurargli quel farmaco, anche alla farmacia del paese dicono di non averglielo mai venduto. Un altro fatto molto strano è che la sera della morte di Pacciani, che è venuta intorno a l'una di notte, se non sbaglio, un amico pittore del paese di Pietro Pacciani gli telefona, ma Pietro Pacciani è in compagnia di qualcuno. Un erborista, dice. Il suo amico pittore lo sente anche parlare con qualcun altro, poi però la comunicazione si interrompe bruscamente. Chi è questo erborista? Chi fosse quell'erborista resta un mistero, come pure la morte di Pacciani. Morte causata da un errore? Un uomo che si è curato nel modo sbagliato? Oppure omicidio premeditato di un testimone scomodo? Ma la sua non è sicuramente l'unica morte sospetta in questo momento o comunque in tutta la giostra che riguarda il mostro di Firenze. Vi ricordate di Francesco Vinci, il primo indagato, il grande indagato della pista sarda e amante della primissima vittima, Barbara Locci, la vittima del 1968. Anche lui viene ucciso nell'agosto del 1993 a colpi di fucile insieme ad un altro uomo e poi infilato nel bagagliaio della sua auto incendiata e gettato in un dirupo. Due settimane dopo tocca a Milva Malatesta, una prostituta che frequentava Pacciani e gli altri compagni di merende. Milva verrà ritrovata carbonizzata in macchina insieme al figlio di 3 anni. E ora è arrivato il momento di saldare i conti con Renato Malatesta, non so se ve lo ricordate. Vi ho parlato di lui a inizio del mio racconto. Si tratta di uno strano suicidio e Renato Malatesta era il papà di Milva Malatesta, questa cortigiana che è stata uccisa in questa maniera brutale insieme al suo figlioletto. Renato Malatesta è il marito di Antonietta Sperduto, una delle tante amanti di Pietro Pacciani e anche del Vanni. E Renato nel 1980 era stato ritrovato impiccato nella sua stalla, ma era una di quelle impiccagioni e di quei suicidi molto strani dal momento che i piedi di Renato toccavano terra. La moglie di Renato, appunto, era amante sia del Pacciani che del Vanni e i due facevano violenza su di lei, insieme a casa sua e una volta addirittura anche nella piazzola degli Scopeti, il luogo dell'ultimo delitto. Ma tutto può essere. Possono essere coincidenze in ambienti difficili e violenti dove regna incontrastata la deprivazione e disperazione. Però il dubbio che proprio di coincidenze non si tratti viene da chiederselo. Suicidi, omicidi, incidenti o esecuzioni per mettere a tacere testimoni scomodi? Ma torniamo a noi, siamo quasi in chiusura. Pacciani è morto e Vanni Locci sono in carcere. Ma la sentenza continua a far discutere tanto, fino ad oggi. Non si ferma sicuramente con la fine dei compagni di merende. C'è chi pensa che compagni di merende non siano i veri responsabili dei delitti del mostro di Firenze. Non loro, comunque non soltanto loro. Tutti questi depistaggi, questi intrighi e questi efferati delitti non possono essere opera solo di quei 3, del Vampa, del Torsolo e del Catanga. Loro potrebbero essere burattini, gregari, manovalanza, scagnozzi, insomma chi più ne ha più ne metta, nelle mani di un terzo livello, sopraelevato. Persone potenti dunque che sganciano soldini per avere in cambio dei lavoretti. Loro guidavano, loro coprivano. Una setta che comprava e chiedeva a gran voce feticci di giovani donne, uccise mentre facevano l'amore e da usare poi in riti esoterici. Lo so, sembra pazzesco, ma cosa qui non lo è. Questa è una pista che viene tenuta fortemente in considerazione dalla procura. E vi sono degli elementi concreti a sostegno di ciò. Omicidi rituali compiuti in determinati giorni e condizioni, prediligendo notti buie di 9 luglio, vicino a corsi d'acqua, cimiteri e chiese sconsacrate, o vicino ad alberi dal significato esoterico come viti e cipressi. Poi sempre quelle armi, pistole e coltello, come se fossero armi rituali, le mutilazioni inferte alle donne e la piccola piramide rossa vicino al corpo di Carmela De Nuccio. Cose strane, molto strane. La pista esoterica fin dal 1984 era stata evidenziata
e un criminologo, Francesco Bruno, aveva fatto una perizia e aveva inviato un dossier a Firenze, ma quel dossier si era perso. Una fatalità tragica o un altro depistaggio? E ora possiamo anche parlare dei soldi del Pacciani e del Vanni per darvi un quadro ancora più completo. Pacciani aveva un patrimonio davvero considerevole che comprendeva anche due case ristrutturate, una Ford Fiesta nuova di zecca e poi acquistava buoni postali in corrispondenza con le date di alcuni delitti. Movimenti avvenuti tra il 1981 e il 1986, quando i delitti cessano. I soldi di Pacciani sono tanti, spero di aver capito bene, 900 milioni delle vecchie lire. E anche i soldi di Vanni non sono da meno. 93 milioni in banca e 53 in buoni postali. E chi gliel'ha data? Secondo la procura, gente ricca e insospettabile, i mandanti. E così i compagni di merende potevano soddisfare due cose a cui tenevano molto: cupidigia e libidine, soldi e perversioni. Ma vi sono altre teorie ed è giusto citarne alcune. C'è chi crede che il responsabile sia un ex poliziotto, altri invece credono che sia un assassino seriale che agisce in solitaria per soddisfare le sue pulsioni. A sostegno di ciò, stessa pistola e modalità di uccisione. L'assassino è sempre lui e chi pensa che questa teoria sia valida evidenzia anche una cosa. L'assassino fa sempre o quasi sempre una cosa che è la sua firma, è il vero scopo inconscio del delitto ed è una cosa che oltretutto gli fa perdere tempo, ma che lui deve fare, ovvero prendere la donna e trascinarla lontano, fuori dalla macchina. Simboleggia, secondo questa teoria, prendere una donna e portarla via, strapparla a qualcuno, così come una donna in passato è stata strappata a lui con la forza. Altrimenti non si capirebbe perché lui aggredisca solo delle coppiette e non delle donne da sole, perché al mostro di Firenze serve un antagonista maschio. Tante teorie, ma la procura crede a quella pista, la pista dei mandanti. Nel gennaio del 2004 partono 4 avvisi di garanzia ad un farmacista di San Casciano, ad un medico dermatologo che insegna all'università, ad un avvocato e ad un imprenditore. Secondo la procura sarebbero loro i mandanti e a loro si aggiunge un dottore di Perugia ritrovato cadavere in circostanze anomale. Gli interessati negano fermamente. Nel settembre del 2020, per i 35 anni dall'omicidio di Jean-Michel e Nadine, a Scopeti è stata posata una targa in ricordo della coppia. A Nadine e Jean-Michel, che non ci sono più. Alla giustizia, che non è mai stata resa. Io ora però qui mi devo fermare alla fine, perché qui ci sono ancora delle indagini in corso e la storia è ancora tutta da scrivere. Archiviazioni, indagati che escono di scena ed altri che entrano dentro, ancora oggi. La giustizia deve fare in qualche modo il suo corso, ma sono ormai passati 50 anni e il tempo stringe. La verità però è pretesa e quel sangue fra le colline fiorentine chiama a gran voce giustizia. Giustizia per quelle vittime e non soltanto per quelle giovani vite spezzate in campagna. Sono stati spazzati via giorni da vivere che non sono mai arrivati. Mi immagino giorni di matrimonio e di nascite, separazioni forse, nuovi lavori, molte gioie, sicuramente dolori. La polvere si è accumulata tra i ricordi e gli effetti di quei 16 giovani, ma soprattutto nel cuore dei loro cari. Nell'orbita del mostro sono state falciate molte altre esistenze. Mi riferisco soprattutto alle famiglie delle vittime. Come rappresentante di tutti vi parlo del padre di Pia, Renzo Rontini, morto di morte naturale il 9 dicembre del 1998. Un infarto sul marciapiede davanti alla questura di Firenze. Era andato a ritirare i soldi del mensile che il sindacato di polizia gli passava per vivere. Un uomo brillante, Renzo Rontini, un mostro, ma in senso buono nel suo lavoro. Aggiustava navi in avaria, di qualsiasi tipo. Lo prelevavano con l'elicottero e lui aggiustava il problema, di qualsiasi natura.
un uomo vincente che però nella ricerca della sua verità aveva perso tutto. Il prestigio, la casa, i soldi, poi la salute e alla fine anche la vita. Un padre che si è visto massacrare la figlia amata a 18 anni. Quanto dolore può avere provato? Per lui, per tutte le vittime e le loro famiglie, la verità va ancora ricercata. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo lunghissimo racconto e spero, se siete arrivati fino a qui, di avervi in qualche modo soddisfatto. So di aver osato molto, ma l'ho fatto con la massima serietà e passione. Non aggiungo nient'altro. Ho bisogno di decantare perché è stato un viaggio davvero nero e molto però affascinante. Molto affascinante, che mi ha lasciato dentro tanti pensieri e tante cose da sistemare, comunque da ragionare, ho anch'io le mie idee, insomma, e quindi leggerò le vostre, scrivetemi cosa ne pensate, e tutte le vostre teorie, insomma, io vi leggo. Grazie ancora e al prossimo video. Occhio alle mille marce!